Pace bene a tutti, carissimi amici. Domani è la festa di tutti i santi e tra i santi festeggiati domani ci sono certamente membri della mia e della vostra famiglia, perché i santi che ricordiamo domani non sono solo quelli canonizzati dalla Chiesa, ma tutti i salvati, tutti quelli che con al centro Maria formano la Gerusalemme celeste che qui vediamo rappresentata in un bel dipinto di Duccio di Boninsegna. Carissimi amici, nel corso di questi 3 anni io ho avuto modo di commentare il Vangelo di domani, che è quello delle Beatitudini, ben 2 volte, e questo mi consente di trattare un tema che finora non ho avuto modo mai di toccare, che non mi perdonerei di lasciare così proprio in bianco. Il tema dei bambini. Ci sono vari motivi per farlo proprio in questa occasione. Il principale è che nel Vangelo di Luca, che seguiamo quest'anno, dopo la parabola del fariseo e del pubblicano che abbiamo commentato sabato scorso, viene proprio un celebre brano sui bambini. E adesso noi lo vogliamo leggere, questo brano sui bambini dal Vangelo di Luca. Gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li fece venire avanti e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà». Le mamme di allora facevano al passaggio di Gesù esattamente quello che fanno le mamme di oggi al passaggio del Papa in Piazza San Pietro, cioè protendevano i loro bambini perché Gesù li toccasse, li accarezzasse, li benedicesse. Gesù con i bambini si vede che ci sa proprio fare, perché non sta a fare loro grandi discorsi, ma dopo averli benedetti e imposto loro le mani, dice il Vangelo, li rimanda subito, cioè li rimanda a giocare. Perché, carissimi amici, questa urgenza di parlare dei bambini in una festa come quella di domani? Ma io credo che il mondo d'oggi ha bisogno urgente di risentire alcune parole del Vangelo sui bambini, perché dai 4 angoli del mondo si leva un grido di raccapriccio su quello che si sta facendo, si sta commettendo contro l'infanzia. Gesù ha detto a proposito dei bambini alcune delle parole in assoluto più tremende del Vangelo. Per esempio questa: chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appeso una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali, guai al mondo per gli scandali. Ora, i modi con cui si possono scandalizzare i bambini sono sotto gli occhi di tutti: la pedofilia, lo sfruttamento del lavoro minorile, la violenza domestica, bambini abbandonati per le strade, alle volte a milioni, mica si tratta di pochi, oppure addirittura venduti. C'è un caso di sofferenza dei bambini che fa meno chiasso, però che non possiamo sopportare tranquillamente: si tratta dei bambini in carcere. Si calcola che in Italia ci sono circa 56 bambini in carcere perché la loro mamma deve scontare una pena. Ora, c'è un progetto di legge al riguardo che prevede l'esenzione dal carcere delle donne incinte o con bambini inferiori ai 4 anni. Speriamo che non resti questo progetto sulla carta come tanti altri. Lo spettacolo di un bambino che in una cella si avvicina alla porta e dice ingenuamente alla mamma: «Mamma, aprimi la porta», è troppo crudele perché lo possiamo sopportare ancora. Però, carissimi amici, per nostra fortuna avviene circa i bambini quello che dice Paolo, cioè che dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, cioè l'emergenza infanzia sta suscitando una serie di risposte commoventi da parte di uomini di buona volontà, e adesso ne sentiamo insieme una che ci mostra appunto alcune iniziative che si stanno prendendo in difesa dei bambini. Se vedessimo il 2000 insieme... Amato è un credente, ma non ha importanza, io credo che gli faccia piacere comunque sapere che Gesù ha detto un giorno: quello che avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli l'avete fatto a me. Tra gli abusi che si commettono sui bambini, carissimi amici, forse il più tremendo è quello che si commette dentro le mura domestiche. Si calcola che il 90% degli abusi sessuali sui bambini avvengono dentro le pareti di casa, e questo è un mare terribile, inimmaginabile. Là dove il bambino cerca spontaneamente la protezione e l'aiuto, trova il terrore, trova il lager. Questi sono casi estremi.
e contro i quali spesso non c'è altro che la prevenzione legale, perché si tratta di persone tarate alle quali è difficile far capire le ragioni umanitarie o religiose. Però saremmo dei grandi ipocriti se ci fermassimo qui, ci sentissimo tranquilli e non vedessimo quanti aspetti della nostra società non fanno che favorire indirettamente questi fenomeni. Un paio di mesi fa, nei telegiornali della sera, fu mostrata una sfilata di moda di bambini con vestitini trasparenti, maliziosi, proprio sullo stile dei grandi. Nel vederlo io ebbi un sussulto e dissi: ma questo è un incentivo alla pedofilia, perché si insegna ai bambini a vedere nel loro corpicino un oggetto di desiderio da parte dei grandi. Poi, poche settimane dopo, ho scoperto che non era solo una mia reazione, perché un rapporto del Censis sugli abusi dei minori accusava apertamente certi aspetti della nostra cultura, in particolare la pubblicità e la moda, di favorire questi abusi che poi con l'altro occhio si piangono con lacrime di coccodrillo. Un altro modo sottile, carissimi amici, scusate se questa volta dobbiamo insistere un po' sull'aspetto di negativo, di denuncia, un altro modo di diseducare i bambini è legato proprio allo stile di vita degli adulti, che oggi è caratterizzato da fretta, dall'incapacità di investire tempo ed energie per coltivare i rapporti umani. Così, al posto di tempo, di compagnia, di dialogo, ai propri figli si danno le cose sempre più complicate, magari per tenerli buoni o perché ci si sente in colpa nei loro confronti. Il risultato qual è? È che si hanno dei bambini informatissimi, spesso più avanti dei genitori nell'uso dei mezzi tecnici, ma privi dei valori dell'infanzia, senza fantasia anche nel gioco, privi di stupore e, quello che è peggio, privi di innocenza. È più facile, carissimi amici, fare dei bambini degli adulti come noi che non fare di noi dei bambini come loro, che è quello che il Vangelo ci chiederebbe. A volte mi viene da pensare che al fondo ci sia anche una scarsa conoscenza dell'animo o della psicologia, per usare un termine difficile, dei bambini. Pensiamo che i bambini non sono capaci di porsi grandi domande, di grandi spiegazioni, per cui quando fanno delle domande un po' imbarazzanti, e più delle volte si mettono a tacere o si danno delle risposte false a metà a cui i grandi stessi non credono. Io stesso su questo punto ho dovuto alle volte ricredermi. Magari in mia presenza vedevo dei papà e delle mamme che davano ai loro bambini delle spiegazioni articolate, risposte profonde. Io dicevo: ma questo è esagerato, il bambino non può capire. Invece sbagliavo io. Quelle papà e quelle mamme sapevano bene. Il bambino, l'animo del bambino è come una lastra fotografica che riceve tutto quello che gli viene impresso e poi con lo sviluppo, come nella fotografia, portano alla luce in bene e in male quello che hanno recepito. Io credo, carissimi amici, che i bambini hanno una predisposizione naturale alla metafisica. Perché? Perché si pongono i problemi, le domande più semplici, che sono anche quelle più essenziali. Perché sono, chi sono, perché sono nato? Quelle domande che noi poi sostituiamo con il come, no? Anziché chiederci perché, ci chiediamo come. Know how, si dice oggi. Bene, questo, carissimi amici, ci porta subito, finalmente, al discorso sulla fede. I bambini, per la loro innocenza, per una certa sintonia che hanno con Dio, come l'acqua quando è vicina alla sorgente, sono capaci di intuizioni su Dio, su Gesù Cristo, sbalorditive, parole che ti lasciano senza fiato. Ricordo che tanti anni fa, 20 o 30 anni fa, ritagliai da Epoca una lettera al direttore, scritta da un certo Giovannino, non so se il nome era inventato. Vi voglio leggere cosa questo bambino scriveva al direttore, scriveva di nascosto, dice lui: mi chiamo Giovannino, faccio la quinta elementare, a casa mia tutti leggono le tue risposte e così ho pensato di scriverti. Mia madre mi ha chiesto: ma tu, Giovannino, che cosa vuoi fare da grande? E io glielo dissi subito: da grande voglio farmi santo. La mia mamma si mise a piangere. Ora io mi domando, signore, dice al direttore, perché? È molto difficile diventare santi. Io sono stato sempre il primo della scuola, sono robusto, non ho capricci, mangio tutto, conosco anche un pochino di francese. Io penso che facendo il missionario potrei fare un gran bene. Il direttore rispondeva, che era la più bella lettera che aveva ricevuto, che per farsi santo bastava che rimanesse innocente come era adesso. Carissimi amici, c'è un canto negro spirituale che sembra scritto per la festa di tutti i santi. Il titolo dice: What are they doing in heaven? Cosa fanno i santi in paradiso? Bene, io credo di poter rispondere a questa domanda, almeno per i bambini. Cosa fanno i santi in paradiso? Giocano. Secondo l'Apocalisse sembra che i bambini giocano sotto l'altare, nascondino. E io credo che Dio, che li conosce, li fa giocare finché vogliono, finché ne hanno sazietà, specialmente quelli che in terra
non poterono mai giocare liberamente. E siccome, dicevo, la festa di domani non è la festa solo dei santi canonizzati, domani è anche la festa, la prima, del piccolo Simone, degli altri bambini del cui strazio siamo stati testimoni negli ultimi anni. Bene, allora io dico buona festa, bambini, ricordatevi anche dei vostri piccoli amici della terra che ancora sono nelle situazioni in cui vi siete trovati voi un giorno. A tutti, pace e bene.